Ciao a tutti amici di extremehardware.com e ben ritrovati a The Numid Unboxing. Quest'oggi andremo ad unboxare un altro prodotto ricevuto da Myonix e precisamente il Mazda Gaming Myonix Castor nella nuova colorazione French Fries, ovvero quella là gialla. Come abbiamo già accennato nella recensione dell'Avior, sempre della Myonix, Myonix, brand svedese, ha rinnovato un po' la gamma di questi due particolari modelli con nuove colorazioni davvero molto fresh, possiamo dire, ed sicuramente sgargianti. Partendo dalla confezione invece del Myonix Castor, possiamo osservare lo stesso design per quanto abbiamo visto con l'Avior. Ovviamente troveremo l'immagine illustrativa del Castor, la confezione è di medesime dimensioni, sempre le informazioni nel retro della confezione riportata anche in lingua italiana, qualche altro dettaglio ai lati e nient'altro. L'apertura è sempre dalla parte inferiore. La seconda confezione è sempre riguardante diciamo, il cibo di ispirazione ai colori di questa nuova gamma. E all'interno della confezione Myonix Castor troveremo due adesivi della Myonix, bianchi e neri, un manuale di istruzioni. Quindi diciamo che praticamente con il Castor abbiamo lo stesso packaging, lo stesso bundle relativo alla versione classica nera che abbiamo già recensito qualche annetto fa. E infine troviamo il Myonix Castor nella sua colorazione French Fries, ovvero quella là giallo dorato. Possiamo sicuramente dire che il design è classico del modello Castor, la colorazione è davvero particolare e sicuramente molto creativa, insieme anche agli altri modelli disponibili in commercio. Analizzandolo da più vicino possiamo osservare le dimensioni davvero compatte, sia per quanto riguarda la lunghezza che per quanto riguarda la larghezza. Anche l'altezza non è poi così accentuata, anche se troviamo questa gobba. La presa ideale per il Castor, come abbiamo già visto con il modello, diciamo, originale, è sicuramente claw grip. Qualcosa è possibile anche con la fingertip. Nel retro del dorso, insomma, del mouse, troviamo il vecchio logo della Myonix, a differenza di quello nuovo presente nell'Avior che abbiamo visto qualche giorno fa. Nella parte avanzata troviamo il tasto per lo switch dei DPI con un buon feedback, la rotellina di tipo cliccabile, due classici tasti principali dotati di switch Omron per assicurare sempre massima qualità e massima durata sia nei click sia nella qualità generale del mouse. Come sempre troviamo questa biforcazione partendo dal dorso fino ad arrivare nella parte avanzata. Spostandoci nel lato di sinistra possiamo osservare due classici tasti laterali, abbastanza sottili ma comunque facilmente cliccabili con il pollice. Qui troviamo un inserto in gomma dove potremo poggiare il pollice quando non utilizzeremo uno dei due tasti in gioco o in produttività, quindi sul desktop. Spostandoci nel lato di sinistra non troviamo un'ulteriore superficie soft touch gommata, ma troviamo due sorte di scanalature che ci permetteranno di impugnare meglio il mouse stesso. Spostandoci nella parte frontale possiamo osservare meglio la forma ergonomica del Myonix Castor. Passiamo nella parte inferiore dove troviamo due mousefit che sono stranamente non in pandan, quindi la stessa colorazione del mouse, ma sono di un grigio chiaro, quindi danno maggior contrasto alla colorazione del mouse stesso. Troviamo il sensore, la lente del sensore all'interno di questo logo, sempre della Myonix, relativo al vecchio logo stesso. Il sensore è un PixArt PMV3310 con DPI massimi possibili di 5000. È presente anche nel Myonix Castor una memoria onboard da 128 KB, quindi potremo salvare i nostri profili direttamente nella memoria del mouse, eventualmente trasportare il mouse senza dover perdere nessuna personalizzazione, nessun cambiamento. Infine troviamo un cavo rivestito in intreccio di tessuto, abbastanza flessibile. E il connettore USB del Myonix Castor non è placcato oro.
Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardware.com, dove potete trovare ulteriori immagini, la recensione completa e le nostre considerazioni. Con questo è davvero tutto, un saluto allo staff.